Ciao ragazzi e bentornati al sesto episodio di Recensione più Doppiaggio. Sì, ho la barba corta e anche i capelli. Perché? Perché fa caldo, prima cosa. Seconda cosa, perché poi farò un video dove vi spiegherò meglio che cosa sta succedendo oltre al doppiaggio, perché insomma sono delle scelte che non spettano a me. Comunque andiamo avanti, di che cosa si parla oggi? Oggi si parla di un'altra serie Marvel, perché sapete, ormai io faccio Disney Marvel e adesso dobbiamo parlare male di qualcosa. Quest'oggi si parla di una serie che ha fatto un po' di scalpore, ma neanche troppo, alla fine è normale, Falcon and the Winter Soldier. Io sinceramente come prima impressione avevo pensato che fosse una bella serie da guardare, perché i primi episodi ti lasciano molta suspense, molta voglia di scoprire che cosa succede. Naturalmente non poteva mancare, anche perché ormai è tipo l'intro senza rutto, non va avanti. Aspettatemi, sto grattando i coglioni. Ah, vi ricordate che vi dicevo tipo, ah sì, perché la Marvel sulle serie si sta spostando, sta facendo un sacco di cose carine, tipo tutte queste cose qua? Bene, non qui. Perché? Perché cominciamo subito parlando della trama e di quella che insomma rimane come trama e di tutto il resto. Ricordiamo, io sempre giudico in base a tre voti che poi faccio la media, cioè trama, personaggi e obiettivo. Trama. Steve Rogers, da come sapete, Captain America, da dopo Endgame lascia lo scudo a Falcon, ok? Cosa che sinceramente, condivisibile o non, comunque ormai è andata così, e vediamo questo Falcon a inizio della serie che prende lo scudo e lo dona a un museo, perché dice Captain America, no, non posso farlo io, perché Captain America è un simbolo che dovrà rimanere così. Captain America non è solo Captain America, è anche Steve Rogers. Quindi deve rimanere lì come simbolo di quello che è successo. Secondo me all'inizio pure era una bella scelta, anche perché io sinceramente il Captain America di Falcon non lo amo chissà quanto. Anzi, il Captain America in generale, che non sia Steve Rogers, io lo dico, non mi piace tanto. Però andiamo avanti. Che cosa succede? Succede che il governo però dice no, noi abbiamo bisogno però di una figura che sta lì e che, insomma, abbiamo bisogno di un altro Captain America. Quindi che cosa fa? Gli dice, bella Falcon, grazie di averci donato lo scudo, così lo diamo a qualcuno che, insomma, scegliamo noi, che puntualmente è John Walker, che è quello lì che appunto si vede nella serie, che sembra il cattivo, oppure sembra quello lì che prenderà i panni di Captain America in questa serie. Naturalmente Bucky, il soldato d'inverno, questa cosa la odia, infatti va pure da Falcon e gli fa vaffanculo, cazzo hai fatto, perché hai donato, dovevi essere te, dovevi essere Steve Rogers, si fidava di te, Steve ti ha dato lo scudo, quindi si vede che eri tu quello che doveva essere pronto allo scudo. E poi ci stanno pure un po' le turbe psicologiche che ha, perché va dalla psicologa, cose varie, tutte ste cazzate qua, insomma. L'inizio, devo dire, appunto, è molto carino. Ti appassiona, anche perché questo Steve Rogers, secondo me, almeno all'inizio, non fa nulla di male. Cioè, alla fine, regà, è un po' come il classico eroe che puntualmente ce lo sostituiscono con qualcun altro, che ne so, la prima trilogia di Spider-Man con la seconda. Chiunque ha detto, dai no, cioè, era meglio la prima perché così bla bla bla. A parte che è meglio la prima, appunto, e basta. Però ricordiamo che, ecco, è normale, l'abitudine, l'amore che avevamo per quel personaggio, poi se lo fa qualcun altro ci risulta una merda. Un po' come Joker per Heath Ledger. Joker adesso ormai, secondo me e anche molti altri, da dopo Heath Ledger non esiste più un altro Joker, è quello, fine. Anche se poi ci ha fatto tutta una cosa sua, però è per noi il personaggio è quello, quindi la stessa cosa è John Walker. In poche parole, non lo prendono sul serio né Falcon né Winter Soldier, nonostante tutto alla fine pure lui le cose non è che le fa con le mani in mano. È bravo, però alla fine
lo snobbano così, perché... E lui cerca pure, a dir la verità, di farseli amici e tutto il resto. Certo, allora, cosa c'è da dire su John Walker? John Walker non è Steve Rogers, cioè ha una storia diversa. Lui viene dall'Afghanistan, non ha poteri. Questa è una cosa che fa storcere il naso un po' a tutti, perché dici, cazzo, Captain America, superuomo, wow, E poi me lo fai senza poteri, così. Eppure però regge botta alla fine. C'è questo suo amico che gli fa tipo da aiutante spalla, pure lui senza poteri. Cercano tutti e due di andare a prendere sta cazzo di organizzazione tipo terroristica, che punta praticamente ad aiutare quelli che, come posso dire, non sono blippati. Vi ricordate il blip, no? Cioè, quella schioccato le dita, sono spariti, sono tornati e si sono ritrovati senza niente. Quindi il governo ha fatto un aiuto per chi appunto era stato blippato in tutto il mondo. Ma così facendo, quelli che invece erano rimasti e nonostante tutto ugualmente i problemi ce l'avevano, vengono messi da parte. Non sono veri profughi, capito? Cioè, anche se vengono da un paese con la guerra o cose del genere, sti cazzi, noi dobbiamo aiutare quelli che sono spariti, perché tanto sono la maggior parte. Sta cosa a questi non gli va bene. Fanno questa organizzazione, appunto, in cui devono cercare di farsi rispettare anche a quelli lì che avevano dei problemi prima del blip e dopo il blip e che sono rimasti. E lo fanno però aiutandosi con appunto questo siero del super soldato, esatto, riescono a rifare il siero di Steve. Sappiate che il doppiaggio sarà un pelino spoiler, perché è l'unica veramente scena bella del film. Recensisco quasi tutte serie, eppure dico sempre film. Secondo me John Walker alla fine è solamente uno non capito benissimo, che alla fine viene sputtanato un po' così, però non è cattivo. Finché si porta avanti questa trama qui, la serie è pure carina. Il problema qual è? È che da una puntata in poi si cominciano a fare troppe reference al razzismo. Cioè, diventa per davvero un documentario su Martin Luther King, Nelson Mandela con le ali. Ragazzi, per davvero, una rottura di palle incredibile, perché... Già all'inizio c'è una scena che adesso vi spoilerò, tanto è una cazzata colossale, se ve la dico vi mettete a ridere, in cui un bambino, totalmente inutile, cioè non serve a un cazzo, serve solo a far vedere, guardate, noi della Disney siamo politically correct, guardate, sì, e allora sto ragazzino nero del ghetto arriva da Falcon e gli fa, guarda, c'è Black Falcon, e lui gli fa, no, non è Black Falcon, io sono solo Falcon. Black Falcon non ha senso, perché dovrei specificare che sono nero? Allora tu sei Black Boy? E gli fa la battuta e ridono. Cioè, regà, io stavo lì e dicevo, cioè, stiamo ridotti proprio male. Ma come cazzo si fa a mettere una scena di merda del genere dentro a una serie Marvel? E questa è stata solo l'inizio. Io ho detto questa perché era nel mentre che la trama ancora si svolgeva abbastanza. Stavo lì e dicevo, vabbè, dai, sti cazzi, facciamo finta che non sia esistita, andiamo avanti. Il problema è che andando avanti nelle puntate, il fatto trama diventa sempre di meno e il fatto razzismo diventa sempre di più. Cioè, tu vai lì e praticamente arrivi all'ultima puntata che arriva Falcon, ok? Che dice, ah raga, cioè, pugno nero alzato, sì, viva i diritti per i neri, no, la polizia è cattiva, fanculo tutti, cioè, cose del genere, per davvero. Mo non vi sto a dire che cosa succede, ma più o meno stiamo là, E io stavo lì proprio, ma che cazzo mi sono guardato? Solo per questa cosa, io la trama la sputtanerò in un modo allucinante, perché la trama poteva essere carina, una trama... media, insomma, c'è sta anche il Barone Zemo, molto figo perché hanno finalmente dato un po' di importanza al Barone Zemo, visto che su Ultron l'avevano fatto come un cretino, e niente, la trama io così, cioè, da lì gli avrei dato pure un 7, per questa cosa gli do un 5, perché voi avete pisciato sopra a una serie solo per far vedere che siete, ah sì, politically correct, ma vai a fare in culo.
Cioè, una cagata colossale diventa alla fine. Ci sono rimasto malissimo. Passiamo ai personaggi. Personaggi? Beh, allora, Falcon è praticamente il protagonista. Si doveva chiamare Falcon e Falcon. E basta, perché sì, c'è Bucky, ok? Ma viene sviluppato molto meno, ok? Pure il fatto di Captain America, quello nuovo, sembra dal trailer che sia sta cosa chissà che principale nella trama. Non lo è, ragazzi, non lo è. Cioè, la trama, a parte che poi diventa secondaria, come ho detto, ma... cioè, l'unico personaggio che secondo me viene sviluppato appunto bene è Captain America John Walker. Anche se poco, però viene sviluppato bene. Perché, non lo so, ha delle cose, delle crescite, ha un momento in cui ha creduto per tutta la vita in un determinato dogma, tra virgolette, e poi lo mette in discussione, sbrocca, finalmente da di matto. Mi è piaciuto veramente tanto, il personaggio più bello lui. Infatti doppierò lui. Falcon, viva i neri, sì, viva il ghetto, yeah. Fine, questo è lo sviluppo di Falcon. Poi ci sta appunto Winter Soldier, che sta lì ogni tanto, tipo sfoglia sto libretto, che c'è sta tipo la lista di tutti quelli a cui ha fatto del male e deve andare a fare ammenda, cioè tipo My Name is Earl, capito? Barone Zemo, finalmente sviluppato decentemente per far capire che perlomeno non è un cretino. Poteva essere sviluppato comunque meglio. Quindi personaggi io comunque gli darei un 6, giusto perché qualcuno è stato, dai, gli hanno reso un pelino giustizia, e non parlo di Falcon. Passiamo all'obiettivo. L'obiettivo secondo me della Disney, ma l'obiettivo era secondo me far passare dei messaggi di inclusione e tutto il resto senza dare fastidio a colui che guarda. Secondo me ci sono riusciti ben cazzo, perché c'è, cioè, se io sto qui a dirvi questa cosa vuol dire che non è che mi hai dato qualche messaggino, mi hai proprio rovinato la serie pur di darmi quel messaggio e spapacchiarmelo in faccia così. Perché non è che, cioè, dai, non è una cazzatina, un ragazzino che viene a letto e dice: oh, Black Falcon, no, no, non si dice Black, non si dice. Cioè, ma che cazzo dai, ragazzi? Un conto è mettercela con un senso, un conto è buttarcela lì proprio con schiaffata in faccia. E così mi fai capire che non ha senso quello che ho guardato. Dovevi chiamarmelo Radici e basta. Allora vi guardavo il documentario e vaffanculo. Io come obiettivo gli darei un 4, perché alla fine, dai, non mi va di abbassare troppo il voto, in quanto comunque la storia, almeno per i primi 4 episodi, è carina. E quindi, cioè, abbiamo detto trama 5, personaggi 6 e obiettivo 4. Quindi media del 5, forse anche di meno, io gli darei, però vabbè, facciamo 5, ragazzi. Io sinceramente non vi consiglio di vederlo, almeno che non siete uno di quei coglioni che stanno dalla mattina alla sera a mettere le schermate nere come foto profilo. Allora lì sì, perché così almeno vi divertite e dite: sì sì, cazzo, sì sì, io sono contro il razzismo. E però non ve ne frega un cazzo della Marvel e della serie in sé per sé. Comunque, vabbè, quindi voto finale 5. Che dire, ci vediamo alla prossima delusione, al prossimo video. E spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a guardare anche le altre recensioni e aspettate il doppiaggio venerdì.